Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo ovviamente di nuovo con la nostra, diciamo il nostro appuntamento settimanale di Chi ci capisce a noi due è bravo, in compagnia di Antonio Saffioti da una parte e Riccardo Cristiano dall'altra, ovviamente. Buonasera a tutti. Benissimo, allora io so già di cosa vuole parlare Antonio, io già ve lo anticipo, vi dico soltanto che questa sera sarà una serata non di cazzeggio, perché poi magari uno dice cavolo, non fate, parlate solo di cose sceme. No, questa sera parleremo di una cosa serissima, una cosa che va avanti da tantissimi anni, una cosa che l'Italia non può rinunciare, l'Italia non può rinunciare, tipo il calcio, tipo gli spaghetti, la pasta, eccetera, eccetera. E quindi di cosa stiamo parlando? Parleremo della 69esima edizione del Festival di Sanremo, un festival che già dall'anteprima ha portato in atto molte polemiche. Antonio poi vabbè ce ne parlerà più diffusamente, e parlo ovviamente della querela tra Baglioni e le sue dichiarazioni insomma sui migranti, ma non si parlerà soltanto di questo in questa puntata, ma proprio del folklore di Sanremo, delle canzoni e di quello che insomma è passato in questa settimana nella testa di Antonio, che ha detto cosa parliamo, di cosa parliamo, di cosa parliamo, parliamo di Sanremo. Sanremo, va bene, parliamo di Sanremo. Buon divertimento, cari amici web ascoltatori. Cosa ci dobbiamo aspettare, Antonio, con Sanremo? Allora, io ho scelto questo argomento perché Sanremo lo seguo da sempre, sono pochissime le edizioni che ho saltato, ma ho potuto saltare qualche serata, ma le finali me le sono viste tutte. Cioè, tu sei un abitué, da Baudo a anche Buongiorno, Fazio, beh, tutti te li sei fatti. Sì, sono buonove, se non è più. Ah, beh, dai. Tanto, però, gli altri, edizione, tutte belle. Allora, quest'anno c'è da dire che il festival si svolgerà la prossima settimana, quindi dal 5 al 9 febbraio. Come avete potuto vedere da me, pubblicità scema di questi giorni, sarà condotto Baglioni, Bisio e Virginia Raffaele. È pure una bella donna. È una donna bella e simpatica. Ecco. Sì, quindi non guasta. Tu che sei un estimatore ovviamente del sesso femminile, oltre sì, ad avere un cervello ed essere simpatica, c'è un bel corpo. sì, deve bene. Ti facevo le gambe. Sei. Esatto, sì. Approvato, approvato. Un po' una cosa da sottolineare, come una persona come Claudio Baglioni, l'ha sempre considerata una persona molto seria, sia l'anno scorso che quest'anno si è messo in gioco molto, fa molta ironia su se stesso, eppure nelle pubblicità, fa pure dei ruoli comici, non c'è molto spesso. L'opinione pubblica lo considera un po' troppo serio. La regia di quest'anno, gli ultimi anni, sarà di Lucio Fossano, dei migliori registi televisivi italiani, perché per molti anni si è occupato di tutti i programmi di Fazio, quindi si è messo alla prova
molto come regista. Poi la direzione musicale sarà di Geoff Wesley, che lo fece pure l'anno scorso. Quindi l'anno scorso si è visto che il livello musicale è stato molto alto. Quest'anno lo seguirò con più attenzione agli altri anni, perché è stato scelto di valorizzare molto la musica indipendente, di cui io sono dipendente. Bella questa. Tu sei un dipendente della musica indipendente, anche se sì. Hai già annunciato che a te piace la musica anche trap. Sì, vabbè. Quella sì, a tempo perso. La sento, ma di più la musica indipendente, perché si capiscono meglio le parole. E beh. È meno incasinata. Poi, come gli altri anni, che vincerà il festival potrà partecipare, se vuole, all'Eurovision. Che ricordo, l'Italia non vince da una cinquantina d'anni. 50 anni addirittura. Se non sbaglio, ha vinto la prima edizione, poi non ha vinto più. Figurati. Quindi ci auguriamo che questa vinca una canzone che poi conquisti l'Europa. Ci auguriamo, no? Di suo. Che la nostra musica tutta la trattano male, però ultimamente, poi dopo ne parlerò, uno degli ospiti internazionali, che poi italiano sarà uno, un grandissimo cantante che negli ultimi mesi ha stravinto le classifiche britanniche e statunitensi. Poi dopo vi dirò chi è. Eh sì, lasciamolo per la fine. Ha capito. Allora, c'è da dire che quest'anno, oltre al dopo festival, come avviene da alcuni anni, ci sarà il prima festival, che sarà condotto da Simone Montedoro, che è un attore che interpreta il commissario in Don Matteo, e poi Anna Ferzetti, che è un'attrice molto conosciuta perché è la moglie di Favino, l'attore. Ah, ok. Famoso, sì, quindi, che anche lei è una bella donna, anche se non è giovanissima, però si mantiene bene. Ma mica dobbiamo discriminare se uno è giovane o non è giovane. Ci sono le MILF adesso che vanno tanto, quindi scusami, cerchiamo di avere rispetto per le persone over 40, over 50, insomma. Ci sono delle belle sessantenni anche in giro, sai? Vabbè, c'è Patti Bravo. Patti Bravo, un pochino rifatta direi, un pochino rifatta la Patti Bravo. Se ti piace la Patti Bravo, va bene, accettiamo anche questo. Vai avanti. La Vanoni che è più anziana. No, la Vanoni no, ti prego. La Vanoni sembra una caricatura di se stessa. Pure la Vanoni adesso. Ci stai raccontando che ti piace... Dimmi che ti piace pure la Bertè adesso. No. Meno male, meno male. Non lo so. Ma sai che c'è la Cuccarini che non è invecchiata per nulla, la Cuccarini. Sì. Sembra strano vedere la Cuccarini dopo tutti questi anni. Io me la ricordo 30 anni fa, quindi dovrebbe avere i 3 anni. Anche Maria Vanier. Vabbè, ma Maria Vanier, vabbè, è un pochino rifattuccia, ecco, diciamo così. Ma andiamo avanti, Non parliamo sempre di queste mappine della televisione, che c'è pure Raffaella Carrà in mezzo a tutte. Tra l'altro. Che non mi piacciono le mie. A te no, non ti piacciono. A te ti piacciono le ventenni, 25 anni. Anche la mia. Ma tu non disdegni nulla, basta che siano femmine, basta che, come dire, abbiano un certo savoir-faire e te ti presenti. Bene. Poi dopo festival lo presentano Papa Leo.
Ecco, ma poi è un po' Anna Foglietta, che è una bella attrice, e poi Marissa Greta Marchetto, che è un'influenza, che adesso vanno tanto di moda. Poi c'è da dire che purtroppo sono state escluse Bianca Zè, che è una delle mie cantanti preferite. Non so, per l'aspetto fisico, soprattutto per la voce, è stata eliminata con no, è stata scartata con una canzone di Grignano. Secondo me, per Grignano, Che hanno discriminato Grignani e allo stesso poi tempo Biancazzei. Pier Davide, ex di Amici con Idea Jack, questo non so. Una grossa perdita. Poi c'è Dolce Nera, esclusa, poi Lorenzo Favola, Sì. Lisa, che è una cantante calabrese, questo ci dispiace che cantava. Poi Nutrols, e poi udite, Enrico Papi, Scusami, Enrico Papi che sarebbe quello che adesso. Vabbè, aspetta, Enrico Papi sarebbe quello che faceva la trasmissione molti anni fa di. E canta pure. con Orietta Berti, Ah, cantavano insieme. sì, non avevo capito, l'ho scoperto questa mattina, Non sono aggiornato, non sono. c'è da dire che Orietta Berti è molto in forma, io seguo il programma di Amadeus, no? Del sabato, in cui ci sono cantanti ormai nell'oblio, e c'è lei che sta di avere ancora una voce abbastanza squillante come quelle che avevo un tempo, però adesso andiamo al succo. Alla polemica, Cioè, no, no, ecco. al succo, La vabbè. parola che avevo io. Non ne vuoi fare, Io parlo dei cantanti che ci sono vabbè. e dei titoli delle loro canzoni. Dai. Allora, in ordine alfabetico ci sono a chi deve. Da non confondere con l'ex sindaco di Napoli, famoso perché regalava una scarpa prima del voto e poi l'altra dopo che vinceva l'elezione, Non lo sapevo e che questo. distribuiva pure pasta agli elettori, non c'entra niente. Ok. Anche De Laura il con quest'altro signore. La canzone si chiamerà Rolls Royce. Anche De Laura, a proposito, musica trap, il mio cantante di musica trap preferito, anche se l'ho scoperto soltanto l'anno scorso. Comunque è un tipo abbastanza controcorrente, mi piace a me, e poi credo che porterà molto scompiglio a Sanremo, perché è un tipo molto trasgressivo, sia nei testi che nell'aspetto fisico. Ma è omofobo? Fammi capire, ma ci sono testi sessisti? Vabbè, allora dai, che trasgressione ci fa. Anzi, sembra pure un po' gay, come Un si po' gay, vabbè. E allora scusa, andatevela a cercare questo Achille Lauro per capire un po' come sono i suoi testi. conviene sentirlo, la sua canzone più famosa in questo momento è quella, Sì. sembra di stare a
attuali, in pratica, paragona l'Italia a uno zoo, un po' di ragione c'era. Poi una cantante che una bella donna, però a me non piace come artista, che a me Tatangelo, con la canzone Le nostre anime di notte, secondo me l'avrei dedicata al futuro marito, quel vecchietto di Di Gigi. D'Alessio. Ma non erano già sposati? No, ancora sposato. Ma guarda tu. Poi c'è una cantante che piace molto, che è Arisa, a mio avviso una delle migliori voci nell'ultimo periodo, con la canzone Mi sento bene. Di solito nelle sue canzoni mi riconosco molto, già in questo genere, tipo, mi attira molto. Poi ci sono i Bunda Bash, che non riconosce nessuno, però quest'estate hanno spopolato, perché hanno fatto una canzone letta insieme. Ah, non era una bella. È Ah, ok, ho capito, sì. stata molto ascoltata questa. Per 1 milione, si intitola la canzone. Poi c'è un altro bello cantautore, che è Daniele Silvestri, con la canzone Argento Vivo. Speriamo che sia una canzone controcorrente, come fa lui di solito. Poi, andando per bere, c'è Einar, che è uno dei due vincitori delle 9 proposte, perché ho dimenticato di dire che quest'anno chi vince Sanremo vince sia le nuove proposte che c'ha il Big, capito? Ma cioè li fanno Che partecipare sono insieme. insieme? Ah sì. Sì, sono insieme come l'anno in cui vinse Annalisa Minetti, quello quell'anno erano tutti insieme. Quindi lei fu la prima a vincere le due classifiche. Ho capito. Quindi questo è Parole Nuove. Io l'ho ascoltata a Sanremo Giorni, Sì. però lì presentò una canzone diversa. Questa sarà un inedito. Poi c'è Enrico Nigiotti, che è stato uno un concorrente di X Factor, di 2 anni fa, però partecipò già a Sanremo Giovani nel 2015. Lui è famoso perché ultimamente ha fatto delle canzoni insieme alla grande Gianna Nannini. Ah, ok. La canzone si intitola Nonno Hollywood, insomma, va dedicata a De Niro, sicuramente. Ah. E infatti è strano, non ho Hollywood, dico, ma a chi si riferirà? Poi c'è un gruppo che a me piace molto, l'ho visto dal vivo 2 anni fa, e sono gli Ex Ottavo. È importante la loro partecipazione, perché sono un gruppo genovese. Quindi penso che ricorderanno sicuramente la tragedia del ponte Morandi. Loro sono esordienti, un gruppo di musica indipendente, e canteranno la canzone che si intitola Solo una canzone. Poi ci sono due concorrenti che non conosco,
perché una delle due è Federica Carter, ha vinto, mi sembra, Amici l'anno scorso, e Shade, che penso sarà un rapper della canzone, si intitola Senza Mamma Apposta. Poi c'è Francesco Venga, e vabbè, di lui mi piace la voce, però non mi piace il fatto che quando canta sempre che butti l'anima, che si sentito aspetto che torni, qua c'è da lì, che è stata scritta da lui e da Bungaro, che è un buon autore di canzoni, sì, gli ultimi anni. Poi c'è un rapper Gemon, sì, molto famoso, Rose Viola. Poi il Volo, quel gruppo di ragazzi che sono più vecchi di ormai da noi, sono dimagriti. Prima erano tre pacciocconi, poi sono diventati magrissimi, fanno tutti i fighetti, vanno in giro a fare le tournée, le fidanzate influencer. Sentito la musica che adesso è una delle autrici Gianna Nannini, quindi spero che non sia lirica questa volta. Hai capito? Poi c'è Ivana, che è un ragazzo che vede, che si è girato un po' tutti i programmi talent. È stato in 2 anni prima X Factor, no, prima Sanremo Giovani e poi ad Amici, però questa è stata spopolata. Ma la canzone si intitola La ragazza col cuore di latta, c'è da dire che questo titolo ricorda molto una canzone di Fabri Fibra che si intitola Cuore di latta. Secondo me un po' di scopiazzatura c'è stata, secondo me. Poi l'Unito Unite ci sarà, Volerà per te, che canta Cosa ti aspetti da me. C'è dove che questa canzone è scritta da Curreri degli Stadio, che è molto, molto brava a scrivere. E poi c'è un cantautore di musica indipendente, Francesco Motta, che canta Dov'è l'Italia. Motta l'ho ascoltato 2 anni fa, nel periodo della Befana. Faceva molto freddo, però io con un pazzo sono andato al suo concerto. Lui è molto famoso perché è fidanzato con Carolina Crescentini, attrice che secondo me ha le occhiaie più belle d'Italia. Nessuno va, poi mi ha fatto il complimento secondo me sugli occhiaie, però tu ci sei riuscito. Vai. Poi c'è Mahmood, che è uno dei vincitori, cioè le nuove proposte. Lui è un ragazzo italo, mi sembra, egiziano, quindi è molto multiculturale nei testi, e questo periodo non basta. Poi ci sono i Negriti, che tornano dopo più di 10 anni, cantano I ragazzi stanno bene. I Negriti, una ventina di anni fa li ascoltavo molto. E poi c'è Neck, che canta Mi farò trovare pronto. Neck ho avuto la fortuna di vederlo cantare dal vivo, una bella voce, poi ha scritto delle canzoni non tanto conosciute, ma molto belle. Sembrava rimasta impressa una canzone alle scorte. Ah,
che è molto significativo, perché parla sia di escort che di violenza, sulle donne, condannandole. Poi ci sono Nino D'Angelo e Livio Cori. C'è Nino D'Angelo di nuovo, Sì. veramente. Ci Dopo credo. una decina d'anni, l'ultima canzone che presentò senza giacca e cravatta mi è molto piaciuta, anche se lui in passato faceva delle cose non tanto belle. Anche se io ricordo che lui vedevo molto quando ero piccolo, ho visto 2 o 3 volte il ragazzo della curva B. Quando eri scugnizzo, veramente, quando eri uno scugnizzo ti guardavi queste cose. Poi anni fa partecipò ad un film che prendeva in giro Titanic e si intitolava Titanic, mi che ricordo. era il protagonista femminile, era una delle tante amanti di Berlusconi, cioè che è molto descritto nel film nuovo di Sorrentino. Nino D'Angelo è in coppia con Livio Cori, che è un rapper napoletano. La cosa bella di questa canzone, i cori sono di Big Fish, che è un'istituzione, cioè gli autori rap italiani. Poi c'è Paola Turci. Ti piace Paola Turci? Sì, mi piace. L'ho vista dal vivo quando ero piccolo, e poi quando ero un po' più grandicello, vennero a me insieme a Max Gazzè e a Marina Rei. Paola Turci venne alla mezza, giovanissima, appena ventenne, e aprì il concerto di Luca Barbarossa. Fu uno dei primi concerti organizzati da Ruggero Peggia da mezza. La canzone si intitola L'ultimo stanco. Poi c'è Patti Pravo, Ecco. anche lei con il rapper Briga canterà. Sono molto curioso di sentire la Patti Pravo, rapper, perché ci manca. Un po' come la vita, senti. Poi uno dei miei cantautore preferito è Simone Cristicchi, che intitola Abbi cura di me. Quel titolo sembra un po' brutto. Il titolo dell'ultimo conto, metraggio del regista Lametino e mio amico Mario Vitale, sembra. È molto simile. Comunque Cristicchi lo ammiro da sempre, dopo il Festival del 2007, si occupò di disabilità mentale. In più, i suoi testi sono molto belli. Invito tutti ad ascoltarlo, perché è un artista molto profondo e che si occupa dei cosiddetti ultimi, che almeno nelle sue canzoni diventano magicamente i primi. Per esempio, lui ha fatto una canzone, un italiano di Toto Cutugno. Alla fine, invece di dire italiano nero, dice italiano nero. E io mi ritrovo molto in questa frase. Poi c'è l'ultimo, che l'anno scorso vinse tra le nuove proposte,
che canta i tuoi particolari. Ultimo, c'è Dario che è nato nello stesso quartiere di Fabrizio Moro, e in più sembrano pure fratelli, perché si somigliano molto fisicamente. E poi sempre in quel quartiere è nato pure Alessandro Mannarino, che è un artista che mi piace molto, anche lui racconta sempre gli ultimi. E poi sempre in quel quartiere, perché ho visto di recente un documentario in cui c'erano loro ospiti, è nata pure in quel quartiere Anima Mia dei Cugini di Campagna, quindi è un quartiere un po' malfamato, ma dove sono nate le realtà musicali. E poi i miei preferiti, non nascondo i The Zen Circus, che sono uno dei gruppi di musica indipendente che più mi piacciono, che ho avuto modo di ascoltare due volte dal vivo, quest'estate e poi 2 anni fa, che loro canzone si intitola L'amore è una dittatura. Questa canzone è una particolare di essere senza ritornello, che è una novità per Sanremo. Poi il cantante dei Dezzen, Andrea Pino, che è uno dei più stimati autori di musica indipendente, perché ha scritto pezzi per altri, in più ha fatto pure alcuni dischi da solista. Di loro pure mi piacciono le canzoni, ma si pensa, alcune mi piacciono già dal titolo, la più famosa è una delle prime. Andate tutti a fanculo. Veramente si intitola così. Molto garbatamente la nostra società attuale, hanno molta ragione. Poi un'altra, per esempio, è Nati per subire, che sembra una canzone che è stata scritta, sembra una canzone scritta per Zen Circus. me. Sì, poi c'è un'altra bella canzone di Natale, in cui narrano la vigilia di Natale di un tossicodipendente. È molto significativa questa canzone. Poi un'altra bella che voglio citare, però, che è scritta, no? E che canta solo Andrea Pino, che è il lavoro mobile Mobilità. nobilita l'uomo invece di nobilita. In pratica hanno dei testi in cui mi rivedo molto, che sono molto critici alla società attuale, verso soprattutto le degenerazioni della società attuale. E loro sono gli ultimi artisti in ordine alfabetico. Poi c'è la prima serata, ascoltare tutte le canzoni, sarà molto lunga. Poi, nella seconda serata, soltanto metà degli artisti, non ci sono. Eliminazione questa. Terza serata, 12 artisti, poi serata che è degli ultimi anni, la più bella in cui
i duetti, per esempio. Alisa canterà con i Hadley ex dei Spandau Ballet. Sì. È una delle voci di più, molta con la grande Nava, che due anni fa ho avuto la fortuna di ascoltare Nava, e devo dire che è una delle artisti italiani, la voce di testi particolari, anche se purtroppo non sono riuscito a farmi la foto con lei. Ci organizzeremo, ci organizzeremo. Perché è una tipa un po' particolare come tutte le artiste. Ma fatti bravo con Giovanni Caccavo, che è uno dei giovani che ammiro di più, perché è una voce molto simile a quella di Franco Battiato. Poi Rama invece con Noemi e con la più piccola delle sorelle Guzzanti. Gli ex ottavo con Jack Savoretti, purtroppo non conosco, in Negrita con Enrico Ruggeri, speriamo che Enrico Ruggeri si riprende, perché in questo giorno ha fatto un incidente con l'auto, mi sembra. Ultimo giustamente con Fabrizio Moro, secondo me li scambierò. Non so chi è l'uno e chi è l'altro. Cristic con Herman Meta, che mi piace molto, perché Herman Meta è un grande autore. Già quando non era famoso ha scritto le canzoni un po' per tutti. Poi i miei preferiti, giustamente canteranno con il mio cantautore preferito, calabrese di Cosenza, il mitico Brunori, il mitico Brunori Sassi, insieme a Zen Circus. Io ho avuto modo di conoscerlo in più di un'occasione, in più ho conosciuto anche grazie a mio padre la mamma, che mi segue molto sui social, infatti molte volte mi escono e mi piace di Mammarella Sassi. Poi la mia Silvestri con Manuel Agnelli, che è il cantante degli Afterlife, sì, che è uno dei miei preferiti, anche lui, e che tra due mesi sarà a Cosenza, concerto organizzato dal mio amico Mirko Berri, che è l'organizzatore del festival, e sempre lui, che andrò a questo concerto qui in Calabria. Quindi mi piace molto. Poi Paola Turci con Beppe Fiorello, il fratello del mitico Fiorello, nazionale, che può essere che Fiorello sia oggi, anche quest'anno, il Fiorello più famoso. Poi Nick con Mary, Marco Lega, uno dei miei attori preferiti. Sì. Niggiotti con figlio di Iannacci, i Bundabasci con Rocco Ante, che è uno dei miei. È bravissimo, Rocco Ante. Campani.
preferiti, poi invece Mammut con che Pechegno, che è stato uno dei primi rapper che in Italia si è cimentato con la musica trap. Sì. Poi volevo una Bertè con Irene Grandi, l'altra volta, con Siria e poi Renka, con Bungaro e da. E le tue hanno ha bagnato, ma penso che ballerà invece di cantare. Poi nel corso della serata finale poi si decreterà come ogni anno vincitore, poi tutti minori, che poi sono minori, non so perché il premio Martino non penso sia inferiore al premio di vincitore di Sanremo. Ora per finire, ecco, e poi mi taccio, poi c'è un po' di polemica. Pure! Voglio dire quali sono i probabili ospiti, il cantante grandissimo di cui parlavo prima, è giustamente Andrea Bocelli, che canterà insieme al figlio. Io quando ho saputo che cantava insieme al figlio, ho pensato ora vuole sistemare il figlio, però ho notato che il figlio ha una voce non molto inferiore a quella del padre. In più ultimo, con l'ultimo disco Bocelli ha conquistato la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, è stato primo in classifica oltre due mesi. Poi ci sarà sempre Elisa e Giorgio, sicuramente. Poi torneranno i presentatori di Sanremo, giovani, Pippo Baudo, per cambiare. Poi fa Rovazzi, io direi una strana coppia. Sarò molto a stima per Rovazzi. Se alcuni ritengono che sia un cretino, io sono noi, sia nelle canzoni che nel film che fece l'anno scorso. Il vegetale ha dimostrato che tanto stupido non è. Anche perché è uno dei, secondo me, dei migliori a sfruttare i social le nuove tecnologie. È un po' da La Ferragni fatta la Ferragni fatta uomo mi mancava, guarda. Sì, ci manca solo che adesso pubblicizzi anche lui la sua acqua personale. Sì, poi nel film che fece l'anno scorso come attore è molto ironico, lo consiglio a tutti, soprattutto ai grandi razzisti italiano, perché in quel film si vede in pratica lui che finisce ad accogliere popoloni tra i migranti, quindi è molto significativo, soprattutto per i giovani. Lo invito a vedere questo film, perché a me è molto piaciuto, perché con ironia lancia dei messaggi molto positivi. Poi vado anticipazione dal mitico Vincenzo Mollica, poi è uscito fuori che ci sarà sicuramente Venditti, un altro ospite da altri tempi, no, anche se a me piacciono molto delle sue canzoni, perché ascoltavo molto quando ero più giovane. Quando eri più giovane si intende quando c'era Ci vorrebbe un amico, Alta Marea, aspetta, qual era l'altra? Vabbè, Roma Capoccia, si sa, Grazie Roma, che domande. Sì,
Quindi il tempo stringe, noi abbiamo già fatto 45 minuti, quelle persone poi si annoiano e ci dicono. Alessandro è amoroso. Amoroso, sì, sì, sì. Avevo confuso con il calciatore. Con Amoruso. Vai, vai. Poi forse la Mazzotti. E Luis Fonsi, anche se la Mazzotti ultimamente non mi sta molto simpatico, perché è molto filo governativo. Sì? Sì, sì. Poi ci sono forse con Bocelli e il figlio, Ed Sheeran, che è un cantante molto famoso che ha già collaborato. Ed Sheeran si dice, Ed... impara l'inglese tu d'altro, come si suol dire, sì, sì. Ed è bravissimo Ed Sheeran, cantante inglese, Ed Sheeran, mica detto cavoli, sì. È bravo. Poi ha fatto la canzone con Bocelli, che è molto, molto bella, una canzone. Bella, sì. La notte bella. Per i matrimoni. Non è vero, mamma mia, guarda, vedi come sei poco romantico. È una bellissima canzone adatta per l'amore, per tante cose. Sono scelta due miei amici per il matrimonio. E quel giorno mi è entrato in testa. Ci sarà poi forse la Pausini e poi si vocifera su Fedez e Giovanotti e poi tanto per cambiare Rosario Fiorentino. Io mi auguro che quest'anno ci sia, se ci sarà Fiorello, mi auguro che parlerà dell'inquinamento della sua città Augusta. Io ho molta stima dei fratelli Fiorelli, anche della sorella, però una cosa che un po' dà fastidio, che ultimamente ho scoperto questa situazione terribile nel loro paese natale. Però io non ricordo mai che loro abbiano parlato in TV di questo problema. Mi auguro che venga fuori quest'anno, perché è un problema che ho visto. Muoiono molte persone più. Sì. Quasi più dell'Irva di Taranto. Però sempre lì si preferisce più morire di lavoro che vivere di lavoro. Quindi spero che sottolineino questa cosa. E poi c'è da dire che mi ha conquistato Claudio Maiorino nella conferenza stampa di presentazione, perché ha detto delle cose sui migranti. Condivido. Comunista, sei un comunista. Perché sei un comunista. No, dai, sto scherzando, vai. Sei un comunista davvero, però. Vai avanti. Anche se non è ciò che è stato un radical chic, però c'è da dire che lui è Lampedusa. In tempi non sospetti, organizza ogni anno un grosso concerto per finanziare l'accoglienza in quella bellissima isola. Però in questo periodo tante cose se si dicono determinate cose subito criticate, tacciate di buonismo. Anche se il buonismo sia una bella parola, io vorrei che ogni tanto si parlasse di cattivismo, pure più di buonismo, che in questo periodo ce n'è molto. Voglio concludere
mio discorso perché vado. Comunque, poi nella prossima puntata commenteremo poi l'esito del festival. Infatti. Andiamo a cosa più detto. Speriamo che vinca una canzone che oggi dei messaggi positivo perché c'è molto bisogno che sia un'edizione ricca di canzoni significative come fu l'edizione del 2007 in cui vinse tra i giovani Fabrizio Moro che parlava di Mafia e Cristicchi, tra i big e Cavalli, malattia mentale, manicomi antiche odierne. Quindi spero tanto che si ripeta la bellezza di quelle testi del 2007. Io a questo punto farei così, siccome io non voglio concludere controbattendo quello che tu hai detto, vorrei invitare i nostri amici web ascoltatori a fare una specie di Toto Sanremo e un po' anche quello che loro pensano delle dichiarazioni di Baglioni. Quindi li invito a fare questo. Vedranno il video, ok? Dopo che vedono il video, loro prima del termine di Sanremo ci mandano un messaggio, ce lo mandano tramite WhatsApp, ce lo mandano tramite Facebook, ce lo fanno sapere e noi scriveremo un piccolo testo che poi leggeremo ovviamente a Sanremo Ultimato dove diciamo che ne so, una nostra amica si è avvicinata un po' di più al responso di Sanremo perché magari qualcuno, non so, in base a quello che sente rispetto alla canzone, tu hai detto i tuoi gusti, hai detto per esempio degli Zen Circus che ti piacciono tanto, a questo punto io che non conosco gli Zen Circus mi andrò subito a sentire questi Zen Circus perché sono curioso e poi spingerò perché vincano gli Zen Circus. Poi mi riservo anche il fatto di dire quello che penso io su Baglioni. Ti dico soltanto che sono soldi pubblici e qualcuno si potrebbe lamentare di quello che ha detto Baglioni perché dicono, ma lo dicono in Rai, la Rai è di tutti, ci sono i soldi pubblici, ma perché non se lo dice a casa sua? Lo pagano abbastanza. Le polemiche sui social poi sono state queste, cioè hanno detto che comunque hanno dei cachet enormi e che comunque con quei cachet magari giusto o sbagliato, vanno a fare i servi del potere. Ma questo è solo quello che io vi voglio dare come imbeccata. Io comunque vi lascio alle vostre riflessioni, fatele, giusto o sbagliate che siano le idee di mie e quelle di Antonio, comunista, rosso con la maglietta rossa, quindi chissà. Ok? Vi lascio insomma le nostre disquisizioni non proprio altissime e comunque vi invito a vedere la puntata perché poi comunque è sempre disponibile online, ve la potete rivedere quante volte volete e alla prossima puntata di Chi ci capisce a noi è bravo dove ci saranno a questo punto i responsi di come è andato questo Sanremo, giusto? Sì. Ok. Buon Sanremo a tutti. Io per concludere voglio dire che ho spostato appositamente il mio ricovero di controllo a dopo il festival perché voglio vederlo a casa mia. Cioè, scusa, prima che tu concludi, diciamo una cosa, che gli amici web ascoltatori non sanno. Antonio si doveva ricoverare, in Sicilia e quindi al massimo avremmo dovuto, fare o un collegamento da, Calabria-Sicilia o comunque registrarla. Lui, non per chi ci capisce a noi due bravo, ma per il Festival di Sanremo ha addirittura rinviato i suoi controlli. Cioè, tu ci tieni a questa manifestazione canora molto più dei settantenni e ottantenni. Ma veramente, sei diventato veramente un pensionato, mamma mia! Però gli Zen Circus ti fanno differenza perché gli Zen Circus sono molto moderni e ti piacciono le MILF. Chiudiamola qua. Comunque, allora, Riccardo Cristiano e Antonio Saffioti vi salutano da Chi ci capisce nel 2 è bravo. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao.